quello che vogliono. No, c'è qualche puntamento lì nella guida, non più so. Che puntamento, scivolamento, che scivola brutalmente, poi basta che... Sarebbe un modo alla vecchia, ma non esiste più il prodotto, no? E passare i rulli quelli di gomma con un po' di trielina, ma trielina vara, no? Quella schifezza che la lascia magari uno strato. E perché tendeva a portare via gli strati consumati, ripristinati, quindi si attaccava a lei, ripristinava e lasciava la brasilità. È tutta una questione di rulletti, di gommini. Sì, di gommini. Sì, bisogna in qualche modo trovare, fare in modo di farlo diventare, che abbia più presa. Lo so. Cioè se c'è uno stalterino che è diventato sempre lucido, sì, ma quell'hai quel non si risolve un cubo. Si risolve tutto. Si vorrebbe o trielina o l'olio di agrumi. L'olio di agrumi, sì, è una magnificenza. Non sapevo neanche che c'era. No, è una cosa che la Ramu, la famosa Ramu, ha introdotto nel mercato all'incirca nei primi anni 80 ed è una cosa meravigliosa proprio per fare i rullini di gomma. Sì, è perché sono degli alcoli poi, no? Sì. Che sembra oleoso ma non lo è. Ma anche sul mercato di guadagno, stampanti, anche le stampanti di adesso. Si puliscono i patti della parte opposta della vettura. Abbiamo un'arancia adesso, sì. Abbiamo delle arance con la buccia dell'arancia, si riesce. No. La spremuta no, ma il coso della buccia, l'olio della buccia. A mano non si lo fa. No, bisogna l'unico modo è tirarlo giù, ripassare i gommini, rimettere su finché va. Ah, ma se uno guardasse. Io ho l'occhio che oscilla, ma non fa la funzione. Non fa la funzione. L'oscilla e basta. L'oscilla e basta. No, perché sembra incredibile, ma 50 anni dopo le cose che erano banali da fare con gli oscilloscopi, con gli strumenti, adesso non si riescono a fare. Perché non c'è questo, non c'è quello. Ma anche il materiale di una volta. Deve essere un po' si prova con la mano, ma non si capisce. Se mettesse lì segnale, si vede dove trema, non si capisce. Diamo la chiave aperta, sicuramente chiave. Ma visto che non è così comune vederla, di chi è questa macchina? È vostra? La portate in giro voi? No, è di una fondazione di Ivrea, che è una fondazione Campellaro, che ha un museo che ha tutti i prodotti importanti dell'Olivetti, delle Olivetti storiche, ma anche da scrivere, ma anche da calcolo, e i primi prodotti elettronici. Voi di vostro non avete niente alla fine? Di vostro non avete niente? No, nostro personale. Quello No, ma lì da una decina d'anni c'è sta organizzazione, è una parte che fa venire un sacco di scuole, tutte le scuole di Ivrea, poi un sacco di scuole d'Italia che vanno lì a vedere i prodotti, in particolare questa, perché questa che funziona, no? Anche la cartolina ha preso a fare quello è l'unico punto debole, perché il resto della macchina è la che problema aveva sulla stampa del nastro? Che problema aveva adesso questa qui? No, la cartolina non legge, okay. Non legge questa qui, ma è la parte fondamentale, perché insomma c'è un programma registrato, lo legge, e se no non si può far vedere nulla, perché se no bisogna mettersi lì e mettere dentro il programma, ma non è sempre la cartolina, e invece così registrato, uno lo registra con la macchina una volta il programma. No, e poi chiaro. La copia, andiamo a vedere che facciamo un programma registrato. Io a casa ho una A5, appunto a casa ho una A5 che aveva sempre, se non ricordo male, quella. Ma dispositivo così? Sì. Il punto dell'Olivetti. Questa è stata la prima macchina, si direi che la macchina è molto bella da vedere, è meglio vedere la macchina, però se dovesse sintetizzare il concetto di questa macchina con un'icona, questa è l'icona della macchina, perché è la cosa che. Torniamo tra 5 minuti mentre
Funziona tutto, meno che quella parte di fa la funzione end fra un segnale e un front e fa passare. Quindi, è una cosa, Dremel JK, li metti due incrociate sul flip-flop, ogni colpo quello commuta. Quindi è un robino. Sì, che era economicissimo, perché un transistor a quell'epoca costava 300 lire, no? Quando la macchina è andata in produzione prima di stiamo parlando del 60-65? Costava 50 lire un diodo, 20 lire il condensatore e 7-8 lire la resistenza, quindi con meno di 100 lire, 60-70 lire. Stiamo parlando degli anni 60-62? La parte riparabile, ma era nato dalla mente di una persona. Adesso nascono dalla memoria di un computer, quindi non hanno personalità. Nel senso, appunto, vedere adesso queste cose qua è veramente incredibile. Però all'epoca si gira solo su una Yaris. Questo sistema qua rendeva fare un contatore estremamente economico, perché era il costo del più doppio. Perché è ovvio. Però va geniale proprio, perché per l'epoca veramente era una cosa. Guglione è quello standard, era fatto da noi, era fatto in laboratorio. Questo era uno standard che poi usava nelle qualche centinaio di migliaia di dollari successive che sono state fatte negli anni successivi. E ogni anno al Politecnico di Torino fa l'evento di accensione, prima era Dio, no? Cerca di Andorra, il secondo primo anno c'è un unico tipo di secondo anno a Ragnotto, le qua c'è stato solo e poi un altro e più questo, no, più questo, quello sì, quello lì si e beh sì, è la macchina fatta di no 76 e un unico tipo di vabbè poi ce n'erano di più, ma banalità, sì, nel senso che c'era quello un po' più potente che dava più segnali, quello meno potente che lì abbiamo dava solo 2-3 invece che 5-6 no. Sì, comunque per le funzionalità principali sì, sì, cioè, ma immagina la funzione era la vecchietta, poi c'erano 2-3 tipici, come nei sistemi di struttura, no? Se guardano il 74, perché sennò basta i primi e lo rigenera i primi test, ma servono quei sistemi di struttura proprio oggi della Xerox potente che già non mi piaceva, perché quello normale dava 5 e quello lento pensava che dava 8. Ma così ti ha beneficiato ma il fondo, fondo bianco? Sì, sì, sì. Sì. Eh sì, perché c'era bisogno appunto, di più potenza, c'era bisogno di non c'era come e poi diventava anche grande macchina. Pazzesco, veramente appunto, praticamente ottimizzata proprio anche. No, perché noi quando abbiamo fatto questa macchina qui il conto dei transistor, no, come il conto della spesa, spesa, quanti ne abbiamo urlati, c'è no? Meno di 700 gate questo qua, insomma, sì, se uno, se il fondo della spesa lo si faceva se uno non ha problemi di soldi, dice tagli di memoria o sui primi sugli M24 sulle prime macchine con quanto mi occupa sulle hard disk, come devo fare il programma, perché la non adesso mettono quella banca aveva 16k di zona utente pesato, poi il 68 li abbiamo aggiunto perché aveva portato fuori il firmware. Se non ricordo male, abbiamo parlato questo qua 240 byte di RAM, giusto? Meno di un quarto di K. Sì, alla fine sono quarto di K. Quelli dei cifra, ovviamente, circa mezzo metro di fila. Spreca 4 bit. Sì, sì, no, no. 6 metri. 6 metri di filo d'acciaio? C'erano 16 istruzioni che sono poi sono più due. Ah sì, perché per le varie frazioni. Poi lo stesso per gli indirizzi, che c'erano 5 registri indivisibili. Il fenomeno della mediazione, però sono 6 metri di filo di quella acciaio, la parte, e poi invece le cifre di per sé richiederebbero 4 da 0 a 9, certo. Però noi usavamo una codifica per la virgola speciale, perché c'era una volta c'era la virgola mobile, non va a vapore, va a corrente, o la virgola fissa sì, cioè praticamente 0 decimali o 2 per tutti, certo. La macchina qua invece si accende? Sì, sì, accende. Accendo? Sì. Questa qua di buono c'ha 1, 2, 3, 1, 2, virgola, 4, 5, 6, 8, 10. Eccolo qua, questo è il numero, sì, no? Okay. Se io faccio il quadrato di sto numero, tanto sì, per dire, o lo moltiplico, vabbè, faccio per, la macchina moltiplica, cioè
i numeri entrano dalla tastiera, sono il disco che si chiama N, e poi sì, con questo tasto qua si portano in acqua. Ho capito. E poi si fa l'operazione tra questi due, quindi il primo è qua e il secondo è lì. E quindi, ha fatto praticamente... Ecco, e quanti decimali ha messo? Adesso qui la rotella ne ha 15. Allora, questa operazione qua, ecco, fin qua sono cifre significative. 6, 8, sono zeri. Ha senso, sì, insomma, sì, no, certo. Basta metterla di meno. Ma la cosa carina di questa qui è che se fa la radice di 2, fa 2 radice, insomma, fantastico. Questi sono i decimali? Eh? Sì. Questi sono i decimali. Questi sono i decimali che uno fissa e fa i calcoli dei decimali. Fantastico. Che vuole. Però non è obbligato a inserire le cifre con il numero decimale giusto, perché pensa la macchina a fare gli allineamenti. Si deve sommare 2,4 più 4.300, la macchina di colonna. Domanda veramente basica, ma per me che non ne so niente. Questo è un movimento meccanico. Se il fatto che lei commuti e decida. Ci sono quattro fili che partono di là, partono i quattro fili, la macchina li riceve. Sono i fili che partono a che danno segnale. Quei fili d'acciaio di cui parlavamo. Anche questa è meccanica. No, in memoria. Sono in memoria. La RAM di quella volta. Ah, ok. Anche questa è meccanica. No, chiaro. Anche questa manda i segnali, ci sono sei. Ma il segnale passa attraverso dei micro switch che ci sono lì sotto. Quasi switch. Il tasto attiva un micro interruttore, il segnale quella siringa con la benzina. E qua ce ne sono sei perché ci sono. Eh sì, perché quelle lì. Allora, erano doppiati, però avevano due serie di contatti. Il blocco RAM sarebbe questo? E la memoria invece è quella di qua, quella che c'è. Complicatini anche c'era la molla che faceva contatto sì. Arrivati per lavarli una bella siringata di benzina avio la memoria qui è stata la parte essenziale, sta scelta qua che ha fatto anche il carotto perché quello è la memoria dell'epoca, quello è nuovo, l'ultimo grido che si usava questo è da quegli anni lì, no, ne abbiamo 9 piastre, però 9 piastre e qui c'è una memoria, però la memoria molto speciale, come non so, una pagina. Quella è questa riga delle colonne che si indirizza in qualsiasi cella che c'è ad ogni incrocio del quaderno. E però c'è tutti i circuiti di pilotaggio delle righe, tutti i circuiti di pilotaggio delle colonne, insomma, non di pulizia. Questa qui è una banalità. È un filo, concettualmente, poi è un filo più complicato. È un filo, una bobina di qua, una bobina di là, qui si scrive e qui si legge. Quindi c'è un unico circuito di scrittura, un unico circuito di scrittura, non che devo Vedere. Certo, anche risparmio di spazio, risparmio di insomma, naturalmente è ovvio che così le prestazioni rispetto a un grande calcolatore non va assolutamente dentro, perché il calcolatore deve accedere alle informazioni in modo visuale, perché tratta la numerica, tratta qualsiasi informazione. Io devo andare nella cifra che era nella posizione 3427 della memoria, voglio quello, se no se mi metto a spazzolare tutta la memoria aspetto che arrivi quello. Ma qui per fare queste cose finì conto si fa una somma, non è che due carate, insomma due numeri, quindi i numeri passano in tutto il materiale, quindi non serve andare a capire assolutamente li allinea prima li allinea, comunque noi ci stiamo prolungando la linea all'esterno con tutti, so sai perché, e quindi sposta un numero rispetto a un'altra, così lo incolonna, quindi fa 2,37 più 42,3, in effetti sì, ma quindi questa qua è chiaro che dal punto di vista delle prestazioni non è un senso fare il paragone con un po', no, però con una macchina a tavolo, infatti, praticamente che anche perché infatti anche perché comunque questo qua aveva aveva delle operazioni specifiche da fare e basta, e quindi fa quelle lì le fa altrettanto e lo fa bene, no, perché la linea era velocissima, perché la linea va a un micro secondo, la logica dei calcoli dell'epoca non era più di un micro secondo proprio all'epoca lì, quindi la velocità intrinseca del problema è l'accessibilità, che una è sequenziale e l'altra è a caso, e quella manca ovviamente, ma qui non aveva senso. Lo facciamo stampare, la fa stampare, faccio credo che... Ma io ho sempre avuto un problema, sono insonne,
Ma io perché sono convinto? Io c'è qualcuno che voleva vedere i nitromoduli? C'è qualcuno che voleva vedere i nitromoduli? Sì, sì, lo so. Mi ha fatto vedere uno. Allora, io andavo a letto. Ha uno solo, dove è? Il cervello. Ma questi sono i schemi. E cosa si fa? Questi, i vari tipi di maschera. Eccolo qua, sì sì, questi sono due. Ah sì, eccolo qua. Ecco, cioè, ci sono l'ingresso di abilitazione, l'ingresso che si differenzia il fronte sul condensatore, l'abilitazione sull'altra questo, parte. E questo è come, questo, come fa? Cosa fa? Questa è la maschera. Allora, questo è il flip-flop in effetti, no? Con il rientro disegnato così. Questa invece è la maschera che aveva una resistenza qui di abilitazione, nel senso se veniva portato a zero, se veniva portato a zero questo punto qua era abilitato, solo abilitato. Quando c'era il portato a zero il segnale impulsivo, allora a quel punto lì, questo punto qui diventava negativo e interdiceva il transistor. Certo. Quindi era un end. Invece se questa è alta non fa niente, non fa perché niente. Questa è più 6, qui c'è un segnale almeno più 6 e non fa niente. E non fa niente, sì sì, chiaro, non riesce a trasferire un negativo sulla base del transistor, per cui questa è una dei circuiti. Molto questo qui c'era già nell'Alea 9000. C'era già nell'Alea 9000. Però questa le maschere c'erano, sì, beh, con la logica era sempre quella, le tensioni erano diverse perché erano negative invece che positive, ma il concetto di maschera infatti, il concetto è il grosso vantaggio è questo, che poteva essere totalmente, uno poteva avere qualsiasi tipo di abilitazione, qualsiasi tipo di clock, cioè non è come gli integrati che uno deve avere un clock, la fase successiva degli integrati, uno aveva un clock singolo che arrivava e poi doveva gestirsi lui le cose, che potevano essere grazie a quelle che era da qualsiasi parte, con abilitazioni e segnali diversi, i 7 da 7 erano qualcosa totalmente indipendente da quello che poteva essere il clock del sistema, poteva essere fatto anche con chiaramente gli ingressi dovevano essere impulsivi perché sennò se veniva stabili non si poteva più. No, è chiaro, se sennò... Però questo è uno dei circuiti, credo che sia stata una delle cose più belle che sia mai state fatte, la maschera. La maschera era funzionale. Adesso fa da ridere perché ti metti un miliardo di transistor dentro un chip perché se ne frega della maschera. Appunto, ma quell'epoca lì era come avere o non avere una chiave inglese, assolutamente, se no li gira a mano. Sì, perché quegli